Sono Salvini, l'amico Durigon che ci ha accompagnato negli ultimi giorni, è un ringraziamento anche perché il Ministero ci ha aiutato a risolvere alcuni problemi di dettaglio ma decisivi per consentire l'apertura dell'aeroporto, perché siamo in Italia, quindi a volte ci si blocca per problemi burocratici e così via. Per noi davvero è una grandissima soddisfazione. Voglio ricordare al Ministro che questo aeroporto è una storia di 20 anni. 20 anni. Eravamo una piccola cosa, per la verità anche con forme di gestione un po' avventurose, diciamo così, ma non c'era un'idea progettuale. C'era un desiderio, un sospiro, ma non c'era un grande piano industriale. Perché non siamo andati avanti per 20 anni? Perché non era stata chiarita la funzione dell'aeroporto. Carlo ha chiarito che non è un aeroporto di dettaglio marginale residuale, è un aeroporto. E il punto di svolta per realizzare l'aeroporto è stata l'intesa che abbiamo trovato con Roberto Barbieri, che io ringrazio perché ha avuto un ruolo decisivo per concludere le intese, quando guardandoci negli occhi ci siamo capiti. Ci siamo capiti e quando abbiamo deciso la fusione entro GESAC dei due aeroporti di Capodichino e di Salerno, perché non andavamo avanti? Perché la cosa che ci proponevano per 20 anni era di fare l'aeroporto di Salerno l'aeroporto per i voli notturni sostanzialmente. Non andava bene. Non andava bene. Non andava bene per Capodichino perché è arrivato per lo sviluppo che ha avuto negli ultimi anni quasi a un punto limite dal punto di vista dello sviluppo, dei voli, della sicurezza. Non andava bene per il nostro territorio perché era del tutto insignificante. Abbiamo trovato un'intesa, è stato chiarito il progetto complessivo, a quel punto era ragionevole la fusione dei due aeroporti ed era anche ragionevole affidare la gestione a ENAC. Mi pare del tutto ovvio. Ora chiariamo bene a chi ci ascolta, anche all'opinione pubblica, questo è il primo passo che viene fatto. Questa struttura che vedete sarà demolita e sarà costruita l'aerostazione definitiva. Ovviamente l'attività dell'aeroporto non si interromperà neanche per minuto. Sarà spostata nel terminal destinato all'aviazione privata. Si fanno i lavori per realizzare qui l'aerostazione definitiva, sarà un progetto bellissimo dal punto di vista architettonico, dal punto di vista delle nuove tecnologie, del risparmio energetico e anche dell'inserimento ambientale dell'aeroporto in questo territorio. È stata realizzata già la pista di 2200 metri, come veniva ricordato, non sarà funzionale in tutta la sua lunghezza, bisognerà completare dopo i 2200 metri alcune procedure di esproprio per avere una fascia di sicurezza, ma avere già oggi 2200 metri, ed era un altro degli obiettivi che noi sollecitavamo, consente già di immaginare voli intercontinentali. Oggi siamo collegati con alcune delle principali città d'Europa, siamo collegati con alcune delle città più importanti d'Italia. Abbiamo già la possibilità, una volta completati gli espropri, di avere anche voli intercontinentali, in maniera equilibrata, non velleitaria, ma su alcune rotte significative abbiamo già questa possibilità. Ora noi dobbiamo completare alcune opere, c'è un master plan, credo dell'importo di quasi 250 milioni di euro. C'è da completare la metropolitana, c'è da completare la rete stradale. Per quello che ci riguarda come Regione Campania siamo impegnati a un investimento di altri 100 milioni di euro per rifare la viabilità di contorno. Questi 100 milioni di euro sono compresi nell'accordo di coesione che siamo in attesa di siglare con il Ministero della Coesione. Da un anno, diciamo così. Mi permetto di fare una raccomandazione al Ministro Salvini. Ci sono due cose sulle quali avremo bisogno di interloquire anche di un sostegno. Credo di aver capito che per quanto riguarda il master plan della struttura privata,
abbiamo avuto già un aumento dei costi, quindi dovremo trovare una integrazione di risorse regionali, mi dice Gascone, di un 30-35 milioni di euro. Qui dovremo interloquire con il Ministero in relazione ai problemi di aiuti di Stato. Dovremo affrontare questo problema per evitare di essere bloccati per atteggiamenti burocratici anche da parte dell'Unione Europea. Per il resto, ovviamente, una raccomandazione a noi dell'area di Salerno. È evidente che questa è un'opera che in qualche modo cambia le prospettive economiche e turistiche di tutto il territorio. Credo che spesso noi utilizziamo l'aggettivo storico. Questa è una delle poche opere che davvero ha un valore storico. Però dobbiamo capire e sapere che questa è una sfida per tutti quanti noi. È una sfida di efficienza. Non saranno più tollerati atteggiamenti di sciatteria istituzionale, di cafoneria, di inadeguatezza imprenditoriale. Non è che possiamo interloquire con flussi turistici che arrivano qui dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, avendo una condizione inadeguata. Questa è una sfida per tutti quanti noi, dobbiamo essere all'altezza e tutto deve cambiare per l'efficienza istituzionale, per l'adeguamento del comparto turistico, per l'adeguamento delle infrastrutture, per la realizzazione di parcheggi, per la realizzazione della segnaletica, per quel tanto di arredo urbano che deve rendere gradevole il territorio e per l'efficienza complessiva, la puntualità e il rigore che dobbiamo avere nella gestione dell'aeroporto di Salerno. Volevo dire, una volta avrei detto dobbiamo avere una gestione alla tedesca, non lo dico più perché vista l'esperienza dell'aeroporto di Berlino, stanno da 20 anni e si sono ammosciati pure loro. Diciamo, facciamo un'esperienza nostra di rigore normanno, ecco, diciamola così. Allora è una raccomandazione che voglio fare da subito, questa è una sfida. È una grandissima opportunità per lo sviluppo di tutto il territorio, ma dobbiamo prepararci ad essere all'altezza di questa sfida. Se sarà così, vedrete che cambieranno davvero in maniera inimmaginabile le prospettive di sviluppo del nostro territorio. Grazie a tutti per il lavoro fatto, in bocca al lupo, ci vedremo nei prossimi mesi. Grazie, grazie molto al Presidente De Luca per le cose che ha detto, per le cose che ha fatto e per gli impegni che anche questo